dire qualcosa prima di una partita come quella di domani è difficile per uno che come me, che magari di sport ne ha fatto pochissimo e non ne ha fatto mai. Per voi già è un po' più consuetudine, però cercherò di dire quello che sento, quello che penso in un momento come questo, prima di una partita così importante. Siamo in uno stadio, voi lo conoscete bene, lo conosco bene anch'io. Sentirlo e vederlo come adesso mette quasi paura, no? Tutto questo silenzio. Domani non sarà così. Domani non ci sarà silenzio, ci sarà l'urlo della gente. Le cose cambiano, le cose saranno le stesse. Che cosa si può dire prima di una partita come questa? Non saprei, io so soltanto che è un avvenimento importante. Qualcuno di voi o tutti insieme, come squadra, potrete fare qualcosa di importante. L'importante è quella sottile differenza che c'è fra un uomo o un eroe, magari, no? Qual è la differenza? La differenza è che un uomo, io sono un uomo, 49 anni, mi piacerebbe giocarla a me sta partita domani, ma non lo posso certamente fare. Sono troppo vecchio, sono troppo malandato per farlo. Correrei insieme a voi, ma non lo posso fare. Quanta gente domani su questi spalti correrebbe insieme a voi, ma non possono farlo? Tanti. Voi potete farlo per me e potete farlo per loro. La differenza fra un uomo e un eroe in una partita come questa è facile. L'uomo che in difesa, nel momento in cui sembra che oramai è tutto perduto, quando la palla oramai sta per entrare, quando oramai gli avversari hanno fatto quello che tu non vorresti mai che ti facessero. L'uomo è quello che rincorre l'avversario, in quel momento gli prende la palla e fa sì che questo non succeda. Tutti voi lo vedete dalla panchina, dal campo, la gente, quello in quel momento non è più un uomo, è un eroe. Il centrocampista che prende palla, la ruba all'avversario, lotta per prenderla, ci mette il cuore, l'anima, gliela strappa dalle gambe e la dà all'attaccante. Il centrocampista che fa questo, in quel momento non è più un uomo, è un eroe. L'attaccante che entra in aria e segna e gonfia la rete e gonfia il cuore di tutti quanti, dei compagni, dei tifosi, dell'allenatore, della gente, dei bambini, dei vecchi, delle donne che in quel momento esplodono, non è più un uomo. È un eroe. Questa è la differenza fra un uomo e un eroe in quel momento. Ognuno di voi domani si potrà trasformare da uomo in eroe e far sì che una serata come quella di domani resti nella mente mia, resti nella mente dei tifosi. Resti nella mente di quel bambino che quando diventerà quarantenne o cinquantenne come me si ricorderà di quel giorno. Resti nella mente vostra che quando non farete più questo lavoro e un giorno magari incontrerete il compagno di squadra di quella sera, magari in stazione o all'aeroporto, lo guarderete in faccia, gli darete la mano, lo stringerete, l'abbraccerete, in quel momento ricorderete di quella sera. In cui quella palla è entrata, o in cui quella palla un portiere l'ha tirata fuori. Questo è quello che potrà rimanere a voi di questa partita. Questo è quello che potrete far rimanere alla gente di questa partita. Ci sono cose che vanno al di là dei soldi, ci sono cose che vanno al di là di tutto, ci sono cose che possono diventare qualcosa di importante per tutti noi, per tutti voi e che possono rimanere per sempre. Questo può succedere domani. Io spero e sono convinto che ce la metterete tutta e farete una grande partita. La
la Regina è forte, è la squadra più forte che c'è, questo lo è per me, per tutti i tifosi che la seguono. Mettetecela tutta, ragazzi, e onorate il campo, e onorate la maglia, e onorate il cuore della gente che ci sarà domani. Forza Regina! Grazie.